Ciao a tutti, sono Maurizio Bielcati, testimonial feeder per Trabucco. Oggi ci troviamo sul lago del Lario con il mio amico Marco. Ciao, ciao a tutti. Il nostro obiettivo sarà puntare le tinche, che in questa zona sono discretamente grosse e in abbondanza. Partiamo con la pastura. La pastura che faremo oggi è formata da tre tipologie di sfarinati. Solitamente si pensa che quando si va a pescare le tinche l'utilizzo ideale è lo sfarinato dolce. In questa zona non è così, perché visto che ci sono molti passatisti che vanno a passate a Bigatti tentando il barbo e il cavedono alla savetta pescando 200 metri più in giù, anche la tinca è abituata a mangiare sfarinati abbastanza, diciamo, speziati. Per cui la nostra pastura sarà tagliata in tre diverse tipologie, come dicevo prima, con un XP 3000 Barbie Cavedani a base di formaggio, una carpa rossa a base dolce, fragola, diciamo, e la taglieremo con un XP 3000 di mare a base di gamberetto. Può sembrare inusuale utilizzare uno sfarinato da mare in acqua dolce, però questo taglio con quel sapore piccante di pesce dà quel giro in più al motore per invitare la tinca alle nostre esche. Per questa tipologia di pesca utilizzeremo 3 kg completi di barbo e cavedani. Utilizzeremo 1,5 kg di pastura carpa rossa e circa quanto, Marco? Un due tre etti? Utilizzerei circa 500 grammi di pastura al gamberetto per completare la nostra pastura. Diciamo che il risultato finale sarà uno sfarinato agrodolce, come si può dire, speziato. Secondo te va bene così? Perfetto. Ci siamo. È la prima tinca, è già arrivata a Guadino, neanche 5 minuti e Marco ha preso la tinca. E questa è una tinca del Lario. Guardate la livrea, guardate che stupenda creatura che è. Notare la pinna enorme. Bravo Marco. Grazie. E questa è la prima.
problema di questo posto, a parte il vento che qua nell'ario è costante, per cui è abitudinale, sono le alghe. Praticamente, come potete vedere, i panchetti li abbiamo posizionati in acqua per avvantaggiarci. Perché questo? Perché noi peschiamo su una linea di 10-15 metri di distanza. Qua a 6-7 metri c'è uno scalino dove la profondità è circa sui 5-6-7 metri. Poco più avanti c'è una corona di alghe molto persistente, molto alta, molto folta. La prima cosa che fa la tinca nella sua difesa è puntare direttamente dentro le alghe. E infatti è quello che è successo. Mentre il mio amico Marco ha preso la tinca, io la stavo aiutando a guadinare, è partita la canna a me, la canna era incustodita, la tinca è partita, si è infilata nelle alghe e ho spaccato tutto, purtroppo. La tinca comunemente si sa è un pesce molto sospettoso. La sua mangiata inizialmente sono 2-3 tocchi appena appena sul vettino, per poi dopo o parte con colpi stratoni decisi o se no dalle forte starate, cioè la lenza in tensione a un certo punto perde la sua tensione e si smolla. Questa battuta di pesca sto utilizzando una Signum TXL Long Distance da 13 piedi ad azione H. È una canna, diciamo, con una buona schiena, una canna potente, ma non per niente rigida, con una buona azione parabolica. Utilizzo questo tipo di canna per il problema che ho detto prima e ho spiegato prima, perché qui a distanza di 5-6 metri ho tutta una corona d'erba, per cui il pesce qua va sforzato. Alla canna ho abbinato un Lancer 5005 che a mio parere è il mulinello per la pesca feeder. Lo utilizzo quasi sempre dappertutto, sia il 5000 sia che il 4000 in base alle esigenze della pesca. In questo caso è il 5005. In bobina ho un T-Force Feeder Progressive Power del 0,25. Un filo studiato appositamente per la pesca feeder, antiabrasione, ottima tenuta al nodo, zero memoria. Invece Marco sta utilizzando una Signum XPS Feeder Competition, è una canna nuova del 2015, strutturata con carbonio in alto modulo, è una canna molto più armoniosa della TXL Long Distance, ma comunque sia con una buona riserva di potenza. Infatti è anche questa una canna da utilizzare per questa tipologia di pesca. Un particolare molto importante di questa canna sono gli anelli. Sono in triplo ponte e notare il profilo del ponte centrale è stato posizionato così giusto per quando questa canna viene utilizzata con il filo trecciato, per non fare ingarbugliare gli anelli. A Marco è scappata una tinca. Ha visto una bella mangiata, la canna si è piegata, ha fatto un po' di combattimento poi, Marco? Purtroppo si è slamata, cose che capitano. Sicuramente una bella tinca. Diciamo ai nostri amici la montatura, cosa sì, utilizziamo? Allora stiamo utilizzando un flat method da 45 grammi con un terminale dello 0,25 in fluorocarbon, un amo del 10 montato con un classico high rig con due bolts da 10 mm. Diciamo innanzitutto che stai utilizzando sì, i conetti. Esatto, come stopper utilizziamo i Quick Stop Competition della Trabucco come ferma boys. I flat method ovviamente sono della linea Airtech Long Distance Method.
sono di nuova concezione e poi diciamo che sono stati studiati per lo più per la pesca al laghetto, però si utilizzano benissimo anche per questa tipologia di pesca, anche in lago, laghi naturali per tinche, carpi, sono veramente ottimi. Vedete le alette per trattenere la pastura, ovviamente in line, la piastra in piombo, la zavorra è perfettamente spalmata sulla carcassa del pasturatore. Adesso Marco vi farà vedere come si usa lo stampino dove si applica la pastura sul flat metal. Dopodiché si pressa la pastura, una volta schiacciato bene, questo è il risultato. Sembra un piatto prelibato per la tinta. Notare che questa pastura qua ha un odore, Marco? Sì, cioè, veramente un forte. Odore veramente pungente, molto forte. E c'è la tinca! Adesso gioco forza a spostarla via dalle alghe. Sto spingendo come un pazzo per tirarla via di lì. Se mi rientra di lì. Guardate come tira. Notare la canna, anche se è una canna con una schiena molto potente, ha una curva armoniosa. È veramente un bel divertimento. Ed eccola qua. Oh. Allora, appoggiamo la canna. Marco, l'ho presa anch'io, eh. Temevo che stavolta non riuscisse a prenderne una, questo tempo qua che è un po'... Anch'io ho la stessa montatura di Marco, con il flat. Un 10 centimetri di finale fluorocarbon del 25. Gli ami che sto utilizzando sono degli Isashi serie P1003 Power. Gli ami Isashi Power, a differenza della linea 1003, sono leggermente con un filo un po' più grossi, sono leggermente più robusti, sono affilati, affidabilissimo, difficilmente con quegli ami si perde il pesce. Guardate che meraviglia, anche questa. Ragazzi, stanno arrivando le tinche, cominciano a mangiare come si deve. La pastura sta facendo effetto. Marco sta portando a riva un'altra tinca. Oggi divertimento assicurato. Bravo Marco! Grazie Maurizio! Andiamo a metterla sul materassino, va, che la slamiamo e la rilasciamo. Un'altra bella tinca. Tinche come se piovesse. E anche questa è una stupenda tinca. Bellissima, taglia considerevole. Sì, la media è questa. La media è questa, sono veramente belle. Meravigliosa. Guardate che labbroni. Un'altra tinca. La canna, guardate come lavora. Leggermente più morbida, però con una buona schiena. Quando spinge, la tinca la muove. Ho deciso di cambiare la montatura rispetto a quella di Marco, voglio fare delle prove, voglio utilizzare sempre della linea Airtech gli open end in line
questa è la novità, sono in line, non in bolt, e inserire sull'amo le gripper past. Voglio fare questo tipo di montatura per vedere se anche innestando con il gripper past la pastella sull'amo la tinca mi risponde, così, per semplice curiosità. Ho costruito questa montatura con un open end inline della linea AirTech, dove è fermato con uno stopper in alto e dove appoggia con una perlina ammortizzatore sulla girella. Questo è lo spazio di escursione che deve avere. Poi metterò sull'amo questo gripper past, sempre della linea Trabucco, dove si inserirà sull'amo. Qui applicherò la pastella. Allora carico di pastura. Appallottoliamo la pastura, magari così un po' troppa. L'amo o si può lasciare pendente oppure infilarlo direttamente anche lui nella palla di pastura, con un buon boccone invitante. È arrivata un'altra tinca proprio quando non ce l'aspettavamo più, Marco? Eccola qua, bellissima, perfetto. Questa è la terza, Marco? Sì, questa è la terza tinca, stupenda. Stupende. Non ho più parole per descrivere questo pesce. Livrea bellissima, sanissime. Ritiro, rilancio. L'ultimo lancio. Una bella tinca con la pastella, giusto per concludere la giornata. Marco? Bellissima. E anche la pastella ha funzionato. Bene, la giornata si conclude qua, con l'ultima tinca presa con la pastella, una grande soddisfazione. Quante ne abbiamo prese, Marco? Ne abbiamo prese 5 e 2 slamate. Bene, 3 tu e 2 io poi alla fine. Esatto. Accidenti, mi ha battuto Marco. Comunque guardate qua che pesci, non finirò mai di ripeterlo. Anche la saluta vi facciamo con la pinnetta. Ciao ciao e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Un saluto a tutti.